basta ora polemiche, le vicende anche giudiziarie, ora dobbiamo mettere in campo dei progetti per la città. Abbiamo perso delle occasioni, questa città è un po' ferma e ora noi metteremo in campo dei progetti, un grande piano per ripartire. Scegliamo di tornare in piazza così Luciano Ralli presenta alla città di Arezzo la sua candidatura per la carica di sindaco, una coalizione che per la prima volta dopo tante tornate elettorali torna a riunire tutte le forze del centro-sinistra. Sì, questa è una soddisfazione anche mia personale perché era importante far sì che il centro-sinistra si riunisse dopo qualche anno di divisione che ci ha portato anche a perdere le amministrative. Devo dire che è un centrosinistra di governo, ma anche allargato. Allargato, abbiamo altre liste, una lista di giovani, di trentenni, abbiamo anche delle liste civiche, diciamo, che ora si stanno formando, infatti oggi non sono in grado di dire quali sono. La piazza è piena, che emozione c'è oggi? Sì, diciamo che solo noi potevamo affrontare questa sfida il 2 luglio, il caldo, alcune persone fortunatamente ricominciano anche ad andare in ferie con calma, vedo, eccetera, però era giusto farlo, non siamo persone che si nascondono dietro qualche palazzo, era giusto uscire, era giusto anche, è un esempio anche di come vorrei amministrare, con una coprogettazione, col consenso. Vediamo. A sostenere la candidatura di Luciano Ralli ad Arezzo, il candidato alla presidenza della Regione Toscana Eugenio Giani, l'assessore uscente Vincenzo Ceccarelli e l'attuale vicepresidente del Consiglio regionale Lucia De Robertis. Impegnativa, diversa, forse nuova, credo che questa campagna elettorale la studieremo sui libri di scuola, ci faranno le tesi prossimamente perché è davvero diversa. Io spero insieme a Luciano di avere la possibilità comunque di stare tra la gente, di ascoltare le persone che insieme a noi in questi 5 anni hanno voluto costruire una comunità solidale. Luciano è una persona che a me personalmente è molto cara, ma che dà l'entusiasmo di un rinnovamento e davvero con un progetto di città. Lui medico, in una fase in cui con il Covid-19 ci siamo resi conto quanto il sistema della sanità pubblica sia al centro dei nostri programmi, lui amante di un Arezzo che ha seguito dai banchi del Consiglio con rigore e con coerenza guidando come capogruppo l'opposizione del PD e della coalizione di centrosinistra, e mi sembra che la partecipazione sia un grande elemento di incoraggiamento. Tanti medici che hanno dato già la loro adesione alla candidatura di Luciano Ralli, il tema del potenziamento dell'ospedale San Donato di Arezzo è comune anche per Eugenio Giani. Va fino in fondo potenziato e valorizzato con un piano di intervento di manutenzione e valorizzazione che è al centro degli interventi che insieme alle scotte a Siena, insieme al nuovo ospedale di Livorno, a Cisanello, a Pisa, saranno chiaramente gli interventi prioritari per la sanità e l'edilizia sanitaria la prossima legislatura. Molte risorse possono arrivare dall'Europa e il ragionamento che io ho fatto con Luciano Ralli è il fatto che trovandoci di fronte a risorse non comuni che si prospettano per il rilancio dopo il Covid dall'Europa, ecco, proprio l'ospedale di Arezzo deve essere al centro con i suoi progetti per poter sostenere i finanziamenti necessari.